spettacolo incredibile. Poi ormai con la tecnologia di oggi, le telecamere on board, arriveremo a portare a casa la sensazione di guidare, le vibrazioni del Maduro. È per questo che siamo qui, per vedere cosa sarà la trasmissione del futuro. Stiamo già provando, diciamo, con un ottimo successo anche con tutti i mezzi a disposizione di scarpe. Lo facciamo insieme, ma poi noi, lei come me, che siamo motociclisti, sappiamo che limite possiamo arrivare, per cui vedremo l'anno prossimo. Grazie, collegato. Siamo negli ultimi 10 giri con Pedrosa, ancora una volta sul guidato, che è ritornato davanti a Iannone, l'attesa ancora per il rettilineo, per il lungo rettilineo con le velocità di punta in fondo, sopra i 340 km all'ora, ma sempre Jorge Lorenzo davanti, Marc Marquez in attesa, Valentino Rossi quest'anno che è riuscito a partire molto veloce fin dall'inizio, ma poi ha la capacità di gestire anche lui integrale, la grande esperienza qua a Mugello in questo momento. Le due Yamaha e Lauda in posizione di podio. Bella la mattinata in traverso di Marquez. Marquez potrebbe attaccarlo alla fine, alla staccata del rettilineo. Pedrosa ha superato di nuovo nel P1, Iannone, adesso Iannone ha cercato di attaccare di nuovo la frenata della San Donato, non è riuscito a superarlo, però perde qualcosina Iannone secondo me nei confronti di Pedrosa. Abbiamo visto già prima che Pedrosa riesce a fare il suo passo, ha fatto 49.196, invece Iannone ha fatto 49.412. Valentino adesso si trova a un secondo e 9. Allora ci siamo? Bene, sei in linea? Bene, vai con la diretta. Allora siamo a 3 giri dalla fine, sempre Lorenzo Primo, seguito proprio a pochi secondi, a pochi decimi da Pedrosa, e Rossi invece un po' più staccato, ha perso qualche decimo, quindi ce l'abbiamo a 1:08. Una gara impressionante là davanti di Lorenzo, che se l'è fatta praticamente finora tutta in prima posizione. Tallonato, sto vedendo veramente stretto da Pedrosa, da Marquez. Dietro quarto posto per Iannone, grande gara la sua su una Ducati Pramac. Vediamo come prosegue, perché finora le prime tre posizioni tutto è variato. Senti, Marquez arriverà secondo secondo te? Lo speriamo, perché comunque la Yamaha sta andando veramente bene. E Lorenzo tiene un passo formidabile e per ora riesce a tenere dietro Marquez. Se ci dovesse essere un attacco, io lo prevedo negli ultimi tre giri più o meno. Com'è il clima dei tifosi? Molto molto caldo, molto caldo. Siamo tutti vicini, tutti qua, soprattutto in questa curva per il settore. E comunque si tifa qualunque cosa italiana in questo circuito. Una gara stupenda. Una gara stupenda. Senti, ci fai fare qualche battuta da Pietro Liverotti? Ve lo passo immediatamente. Pietro? Ecco, sei in diretta. Allora, che si sta provando lì al Mugello? Guarda, l'emozione è molto bella, molto forte. Noi, come vi ho detto già, come ci troviamo qui nella curva di Valentino Rosso, quindi uno tipo sfegatato. Adesso noi stiamo sperando qui insieme a loro, perché il dottore si trova al terzo posto. Sembrava inizialmente che riuscisse a riprendere la testa della gara, però pian piano diciamo che sta mollando, perché i due vanno fortissimi e quindi c'è poco da fare. Comunque mancano ancora 8 giri, non è detto ancora nulla. Senti, addirittura dicevo, durante la gara Valentino Rossi più volte ha fatto i giri più veloci. Comunque complimenti, come diceva anche Giacomo Agliandone, in quanto no, ha fatto una partenza spettacolare, non solo nelle qualifiche aveva raggiunto la velocità più alta mai esistita all'interno del moto mondiale, ossia quella di 349 km orari. E mancano 8 giri all'arrivo. Attenzione, Marquez in diretta, Marquez è primo. È passato, sì, è passato, attenzione, ecco, sì, sì, è passato Marc Marquez. È passato Marquez prima, adesso vediamo, sicuramente gli darà lo stacco molto forte nei confronti di Lorenzo, perché comunque quella moto, la HRC, va molto più veloce, è evidente. Questo è vero, è il giro più veloce di Marc Marquez, Come? È un giro più veloce, 1:48:134. Sì, sì, beh, è stato un... Sto
È stato un bel sorpasso sul rettilineo e la moto è più veloce. Quando è una moto così perfetta, quando la Honda fa comunque questo mestiere, diciamo, lo fa molto bene negli ultimi anni, che riesce a realizzare delle moto a misura d'uomo, a misura di pilota. E questi sono i risultati, è evidente. Scusa se ti interrompo, Sky sta facendo rivedere il replay, il sorpasso, quasi sì. Va fuori Lorenzo, perché la forza e la prepotenza di Marquez lo stava buttando fuori pista. È vero. Senti, attenzione che Lorenzo sta rientrando, attenzione, non ce l'ha fatta. Niente. È mancato un pelo, anche perché l'argentario... Attenzione perché gli sta attaccato Lorenzo, è attaccato, sì, è una gara bellissima, è veramente un qualcosa di particolare, un'emozione unica. Io invito tutti quanti a venire almeno una volta nella vita a guardare un moto mondiale, perché insomma sono veramente belle, le moto sono veramente belle. Certo. Senti, noi se possiamo rimaniamo collegati, perché abbiamo visto che ci sono difficoltà a trovare la linea. Quindi quello che volete dire, dite. Lorenzo primo, attenzione. Sì. Ma anche se ripreso, ma è veramente fantastico. È bellissimo. Guarda, un qualcosa di raro, state perdendo veramente un evento che dal vivo avrebbe dato delle emozioni stranissime. Vero. Pronto? Sì, andate avanti. È una cosa impressionante, Lorenzo, di nuovo davanti. Lorenzo ce l'ha fatta, questa volta chiude, è di nuovo primo. Marquez che è stato chiuso, si è rilegato in seconda posizione, eccoli qua sotto, ma è qualcosa di impressionante. Splendida la chiusura di Lorenzo su Marquez, magnifico. E si rimette in prima posizione quando siamo a 6 giri dalla fine. Una gara emozionantissima. Finalmente non abbiamo più dominante per tutta la gara, ma c'è grande bagarre qua davanti. Molto bene. Vai Giacomo, continua, sei in diretta, continua. Ci siamo, un attimo che passano qua sotto, eccoli. Dei buoni stupendi da questa gara, buoni magnifici. E continuiamo ad avere Lorenzo davanti, che chiude ancora su Marquez, che comunque è attaccatissimo a Lorenzo. Eccolo, e chiude di nuovo. Non ha spazio Marquez per riattaccare. Ecco, stanno facendo ridere il replay, una cosa impressionante. Riesce a chiudere, bellissimo. Allora. C'è il replay dei sorpassi, Giacomo, su Sky, una cosa bellissima. È una cosa magnifica, hanno delle traiettorie che è qualcosa di impressionante. Mancano 5 giri all'arrivo. 5 giri alla fine, continua a dire che Rossi faccia giri più veloce, però comunque il distacco è molto dai primi due. Quindi sì, si pronostica una terza posizione per il dottore. Ma eccoli di nuovo qua davanti a noi. Quelli che sentite adesso sono loro. Sono Lorenzo, sono Marquez, eccoli qua. E questo è il dottore, eccolo. Con Lorenzo che riesce ancora a chiudere su Marquez, bravissimo. Grande gara della Yamaha, ripeto, questa cosa, una preparazione della gara da parte della Yamaha stupenda. E Pedrosa di quarta posizione, seguito poi dietro dai tre che sono Spargarò, Iannone più vizioso. Iannone purtroppo in questo momento in sesta posizione, nonostante una partenza magnifica, perché ricordiamo è stato alla partenza riuscito a chiudere pure una prima posizione, poi ovviamente nel corso della gara è stato superato, ha avuto un po' di bagarre con Pedrosa, riusciva a tenermi testa, ma alla fine Pedrosa avanti, infatti Pedrosa quarto, poi è risalito pure Spargarò che è riuscito a superare Iannone. Comunque bella pure la Ducati Pramac. Iannone è sesto, è stato superato da Spargarò. Sì, quarto Pedrosa, quinto Spargarò, sesto Iannone. Vai Giacomo, vai. Sul rettilineo. Lorenzo attaccato da Marquez, attenzione, passa davanti Marquez. E Lorenzo riesce a chiudere, sì. L'ha chiuso, ma è largo e parte dentro Marquez, forse è là tra i due, di nuovo Lorenzo, ma che
alla curva Casanova. Sarà un caso, ma noi abbiamo scelto questa curva. Di nuovo Lorenzo primo, tiene la posizione. Marquez incollato, Rossi si avvicina, spesso ce la farà ma si avvicina. Ecco ora passa Pedrosa. Giannone dopo Pedrosa, quinto Giannone. Riprende la posizione Spargaro. Hanno mandato pure qua immagini dai box, deve essere un'attenzione pure là dentro allucinante. Vediamo come Marquez è ancora incollato. Penso facciano lo stesso tempo, è qualcosa di impressionante. Lorenzo un po' largo ma riesce a chiudere. Chiude ancora, bene, bene così. Bene la Yamaha, sono praticamente penso poco più di un metro di distacco, impressionante. Qua il primo che sbaglia qualcosa ha perso posizione. Attenzione sul rettilineo, attenzione Marquez, la potenza della onda davanti di nuovo Marquez, vediamo come chiude, niente, Marquez riesce a chiudere. È largo e passa Lorenzo, no, di nuovo, Madonna, Marquez davanti. Che stanno facendo questi due? Cosa stanno facendo? È Marquez davanti. E Lorenzo, no, non ce la fa. Si è posizionato davanti, Marquez, eccolo davanti a noi. Eccoli qua sotto, conduttore dietro. Marquez che ha preso la prima posizione. Iannone ha superato di nuovo Espargaró. Sì, l'abbiamo detto, è questa posizione. Come volevate dimostrare, Marquez attacca al 3 giri dalla fine. Avevi ragione, Giacomo, avevi perfettamente ragione. Era prevedibile. Comunque Lorenzo di nuovo riprova, ma non ce la fa. È ancora dietro. Eccolo, ci prova ora, Lorenzo è dentro, è dentro ed è primo, supera Marquez, mamma mia che gara, impressionante. E riesce a chiudere pure nella curva successiva, va un po' largo, no, chiude, perfetto. Vediamo se riusciamo a chiudere questo stradominio di Marquez. Vediamo. Rettilineo di nuovo, in chiusura di nuovo Marquez. Riesce a chiudere forse? Dentro, ce la fa. Sì, riesce a chiudere Lorenzo. La Yamaha riesce a chiudere la onda, impressionante. Non sono poi così mostruosi. Dai che ce la possiamo fare. Eccoli di nuovo. In realtà il giro è di 1:48, ma qua sembra un'eternità vederli passare. Eccoli, belli come non mai. Questo moto che urla è una cosa stupenda. Regge ancora Lorenzo. Ci vedo in curva aumentare un po' il distacco di Marquez rispetto a Lorenzo, quindi forse ce la potrebbe fare, vediamo, no niente, sono detto, si è riattaccato immediatamente, ha una potenza la onda che fa paura. Ovviamente Marquez non sparmia neanche una curva, tutti traversi, non ha problemi. Purtroppo Espargaró è di nuovo davanti a Iannone. Il purtroppo è per Pietro Liverotti, ovviamente, ma soprattutto anche per Pietro, ma soprattutto per Iannone, pilota italiano, siamo in Italia.